Dopo una breve pausa estiva, il campionato assoluto italiano Rally Sparco riparte per la volata finale verso le ultime tre tappe della stagione. Si ricomincia quindi da una super classica come il Rally Mille Miglia, evento organizzato dall'Automobile Club Brescia, che si affaccia alla 46esima edizione. Una gara, come sempre, molto attesa e partecipata sia per gli appassionati che fanno crescere il fermento nella provincia, ma anche per i tanti sportivi locali che insieme ai concorrenti del campionato fanno lievitare il numero degli iscritti fino a quota 190. Per il tricolore si tratta di un passaggio che mette in palio punti importanti, soprattutto per il campionato italiano Rally Promozione. Il campionato italiano assoluto Rally Junior ed il campionato italiano R1, visto che il titolo assoluto è già stato festeggiato dai campioni Andrea Corugnola e Pietro Elia Ometto, dominatori della stagione 2023 titolati con 3 gare d'anticipo. Stesso discorso anche per Gianandrea Pisani, che ha già messo in bacheca lo scudetto nelle 2 ruote motrici, anche se entrambi i campioni hanno scelto di onorare fino in fondo la stagione e presentarsi a Brescia per continuare a dire la loro. Al fianco degli specialisti del campionato non manca anche stavolta la Coppa Rally di seconda zona giunta al penultimo round della stagione. Tra i primi a lanciare la sfida a Crugnola c'è Damiano De Tommaso che insieme a Sofia D'Ambrosio ha bisogno di dare una sterzata alla sua stagione dopo la sfortunata parentesi di Roma dove si è ritirato nella prova iniziale. Sempre al volante della Skoda Fabia di Delta Rally l'altro pilota varesotto del tricolore ha la possibilità di accorciare in classifica sulla seconda e terza posizione al netto delle assenze di Basso e Dandolfi. Non potevano mancare invece i big del campionato italiano Rally Promozione, ai quali restano solamente 2 round per giocarsi il titolo. Parte con il favore del pronostico e delle strade di casa Luca Bottarelli, che si presenta da leader sulla Skoda, con la novità di Marco Pollicino a dettare le note sul sedile. Ma a sfidarlo ci sono gli altri 2 piloti raccolti alle sue spalle in una manciata di punti, come Ivan Ferrarotti con Massimo Bizzocchi e lo sloveno Bostian Avbeji, che insieme a Damian Andrejka fa il suo debutto al Mille Miglia, ma arriva in piena forma dopo le ultime 2 vittorie conquistate alla Targa Florio e da Roma. Meno pressione invece per gli altri equipaggi del promozione con alcuni piloti che possono provare a migliorare la loro confidenza senza la necessità di fare risultato. È il caso di Andrea Mazzocchi sempre con Silvia Gallotti sulla Citroen C3, come per gli esperti sulla Skoda Fabia Antonio Rusce in coppia con Martina Musiari e Rudy Michelini che torna dopo 2 turni d'assenza con il nuovo navigatore Nicola Angilletta. Sembra invece avere molta voglia di riscatto Giacomo Scatolon che insieme a Sauro Farnocchia, dopo il ritiro di Roma, si rimette subito in ritmo sulla Volkswagen Polo ed apre le danze piazzando il miglior tempo del promozione nel breve Power Stage del venerdì davanti a Avbeji e Bottarelli. Non mancano all'appuntamento anche Francesco Aragno, che fa la sua prima apparizione con Giancarlo Guzzi al fianco, sempre su Skoda, come Maurizio Mauri confermato al via insieme a Gea Daldini. Sono oltre 30 le vetture della classe maggiore Rally 2, tra le quali si distinguono gli equipaggi del promozione come il Frusinate liberato sul Pizio, sempre coadiuvato da Alessio Angeli, alla seconda presenza personale sugli asfalti bresciani, sempre su Hyundai i20. Immancabile invece per la sfida di casa Alberto Dallera con Luca Beltrame al debutto in campionato sulla Citroen C3 di PR Racing. Mentre oramai conosce bene la vettura la francese, il romano Fabio Angelucci, sempre in coppia con Massimo Cambria. Un bel gruppo di Citroën allo start, tra le quali spicca anche quella di Rachele Somaschini, che, navigata da Arianna Faustini, si riaffaccia al campionato italiano ed ha una nuova chance per riavvicinarsi al vertice della classifica femminile. Con il titolo già consegnato a Pisani cambiano invece le prospettive per gli equipaggi del CHAR 2 ruote motrici. A partire meglio è Gabriel Di Pietro che sembra voler cogliere l'occasione insieme ad Andrea Dresti ed ingaggia subito un duello con Moreno Cambiaghi, già protagonista della stagione in coppia con Giulia Paganoni ed in corsa per la piazza d'onore nel tricolore. Torna al via anche il driver corso Cédric Cardy al debutto stagionale in coppia con Enzo Maink,
come il vicentino Nicola Cazzaro, sempre supportato da Sergio Raccuia, ed il siciliano Michele Coriglie, coadiuvato da Federico Grillo. Prima volta al Mille Miglia invece per il romano figlio d'arte Michael Rendina con Mario Pizzuti, che dovrà confrontarsi con i tanti profili d'esperienza nella serie come il Liguro Emanuele Fiore con Andrea Casalini e Graziano Nember sulle strade di casa affiancato da Luca Catalano. Mentre Pisani sembra sperimentare soluzioni per la sua Peugeot 208, Cambiaghi e Di Pietro ne approfittano e si lanciano all'attacco già nel primo passaggio sulle quattro prove classiche del Mille Miglia: Provaglio, Bione, Mura e la lunga Periche. Dopo sette prove speciali ed un tratto mandato in trasferimento, i due arrivano appaiati all'ultima speciale con un distacco di 3 secondi a favore di Cambiaghi. Ma è sempre chi va veloce sulla Periche a portarsi a casa il Mille Miglia. Così Gabriel Di Pietro mette le ali alla sua berlinetta francese e vola verso la vittoria rifilando 6 secondi di distacco, che chiude sul secondo gradino del podio completato sempre da Pisani. Come ho detto prima, prima vittoria nel Ciaro di Ruote Motrici, tanta soddisfazione, insomma sono veramente fiero di quello che abbiamo fatto oggi, era quello che volevo, quindi insomma tutto perfetto. Sapevamo che eravamo veloci sicuramente, bisognava mettere insieme tutti i tasselli e abbiamo sempre saputo che la velocità non era un problema, bisognava soltanto essere a posto con tutto e oggi lo siamo stati, quindi devo dire che io e Andrea abbiamo fatto un ottimo lavoro, la macchina anche, l'Ion Team sono stati supremi, bravissimi, che ringrazio, Easy SRL come scuderia anche, tutti i miei sponsor, quindi oggi ha funzionato tutto bene ed è una bella svolta per la stagione. Tra le scattanti vetture del campionato colgono l'occasione per mettersi in mostra anche le Toyota, che qui si giocano il quarto round della GR Yaris Rally Cup. A prendere l'iniziativa per primo è il giovane leader del trofeo Jacopo Facco con Nicola Doria, che lancia la sfida al venerdì. Non si fa tardare la risposta del romano Simone Di Giovanni, che insieme ad Andrea Colapietro inizia a mettere insieme una serie di scratch e si riprende il vertice della classifica fino a centrare la seconda vittoria stagionale. Alle sue spalle sfrutta l'occasione anche il pavese Davide Nicelli, all'esordio sulla Toyota insieme a Tiziano Pieri, ma subito in ritmo tanto da guadagnare la seconda posizione davanti a Jacopo Facco, che si accontenta questa volta di una terza posizione, utile a mantenere il comando del trofeo, ora condiviso proprio con Di Giovanni. Grazie mille, è veramente bello vincere qui, vincere in generale e poi Mille Miglia, la prima volta per noi a Mille Miglia, quindi sì, è molto bella perché nel campionato italiano assoluto poi siamo riusciti a portare a casa anche i punti della Power Stage per noi del trofeo e abbiamo fatto la differenza importante sulla prova lunga, quindi molto soddisfatti. Diciamo che no, non è semplice, ieri sera abbiamo preso 10 secondi di penalità, questa mattina siamo partiti a testa bassa e con l'intento di portare a casa il primo giro di prove per rimetterci in gara e ci siamo riusciti, quindi... Cambia la gara, ma non cambia invece l'esito delle sfide per quanto riguarda la Suzuki Rally Cup. A rubare la scena tra le scattanti Swift e il cuneese Matteo Giordano, che in coppia con la moglie Emanuela Siragusa lancia da subito la sua Sport Hybrid al comando della classifica e la riporta al traguardo in Piazzale Arnaldo con la quinta vittoria in tasca. Poco importa se la matematica lascia ancora appesa l'assegnazione della Coppa, perché l'ennesima prestazione di Giordano ha di nuovo il sapore di impresa. Dietro di lui è comunque avvincente il duello per la seconda posizione, che stavolta vede spuntare il giovane Sebastian Dalla Piccola con Fabio Andrean e con 15 secondi di vantaggio sull'esperto Roberto Pellè con Luca Franceschini. Sì, siamo contenti e fortunati perché comunque Mille Miglia come vetrina è una bellissima gara e poi comunque con una prova come la Pertiche di 26 km fa la differenza e infatti la gara l'abbiamo vinta praticamente su quella prova lì. Era la nostra Power Stage e abbiamo preso un bel margine e poi abbiamo amministrato e è andato tutto bene. Tenere alta la concentrazione è molto difficile, sia per me che per mia moglie che mi naviga, e cercare sempre di non sbagliare. Poi quando hai un bel margine non vuoi forare, quindi vai a cercare di non passare in certi tagli e diventa tutto più difficile. Da fuori sembra facile, ma è difficile.
come sempre combattuta anche la sfida per il campionato italiano assoluto Rally Junior, dove i giovani equipaggi di ACT Team Italia si scontrano per il crociavia della stagione a due tappe dalla fine. E a dettare legge torna Davide Pesavento, che insieme a Marco Frigo riparte dopo il mezzo passo falso di Roma con una prestazione da incorniciare. Al traguardo sono 6 su 8 le prove vinte dal ragazzo vicentino, compresa la Power Stage, che gli restituisce insieme al successo il primo posto solitario nella classifica generale. Alle sue spalle stavolta ritrova il ritmo Igor Riani, che in coppia con Stefano Tiraboschi taglia il traguardo con 12 secondi e mezzo di ritardo nonostante due scratch portati a casa, ma un secondo posto che infonde fiducia in vista del finale di campionato. Ancora terzo quindi Francesco Dei Ceci, che navigato da Nicolò Lazzarini continua a stupire anche sugli asfalti bresciani ed ottiene il suo secondo podio consecutivo nella sua stagione d'esordio. Torna a farsi vedere tra i migliori anche Marco Zanin, navigato da Massimo Moriconi, che ottiene punti nella Power Stage e porta a casa un buon quarto posto, seguito da Matteo Doretto in coppia con Andrea Budoia e i fratelli Geronimo e Francesca Nerbutto, sesti dopo un testa a testa per la top 5. Stavolta Brescia invece non sorride a Riccardo Pederzani, che insieme ad Edoardo Brovelli combatte tutta la gara con noie di potenza alla sua Clio e chiude settimo davanti a Salvatore Scannella e Francesco Galipò, condizionati nel risultato da due toccate nelle fasi cruciali del rally. Il traguardo sei invece di missione compiuta per Nicola Notte, che insieme a Gabriel Morales completa la sua prima gara della stagione dopo 3 ritiri consecutivi. Sì, siamo contenti del risultato, abbiamo fatto bottino pieno in questa gara, vincendo sia la Power Stage che la gara stessa, quindi siamo molto contenti. E ci voleva soprattutto dopo Roma, perché è stata una parentesi un po' negativa tra gomme bucate, anche lì avevo preso dei concorrenti che ci precedeva, insomma è stato un po' di casini, quindi in questa dovevo riscattarmi e sono molto contento del passo che ho avuto, perché l'ho meritata dall'inizio alla fine. E anche in base al mio stile di guida, di mettere delle gomme morbide nel posteriore, e infatti è stata una scelta che ho fatto anche al Targa Florio, che l'ho mantenuta per tutta la gara e mi ha portato la vittoria anche lì. Quindi volevo ripetermi anche qui e sembra che abbia pagato anche questa volta, dai. Stavolta invece il Mille Miglia sembra offrire uno scenario diverso dal solito per quanto riguarda la classifica assoluta. L'alternativa al monologo di Crugnola porta il nome di un equipaggio di casa. Stefano Albertini e Danilo Fappani arrivano infatti dal campionato asfalto con l'unica ambizione di fare allenamento e mettersi in mostra sulle strade amiche, cosa che gli riesce alla perfezione. Già nel primo giro di speciali la classifica gli dà ragione, con 4 scratch consecutivi chiudono all'intervallo con un vantaggio di oltre 10 secondi. Sinistra 3 pitini, vai! Subito taglia, destra 4 sporco. Per anticipa sinistra, destra 5, no, meno no. Per sinistra 5 meno sud 7, chiude 4 meno tieni alla zebra. E destra 4 tieni, per destra 4 più secca, per destra 3, subito sinistra 4 più, apre 4 più, vai, 50 strada, destra 3 meno, 70, ritarda poco, sinistra 4 meno occhio, 100, sinistra 5 meno, 20, ricorda, destra 1 scende. E sinistra destra 4 meno gomme 20, sinistra 1 più 30, sinistra 4 più vai, ok, e stai a destra, sinistra 1, subito a destra 1 20, dorso in sinistra 3 20, dorso in destra 4 meno 20 destri, anticipa sinistra 4 più vai, 20, destra 5 meno, no uscita, per sinistra 3 tieni, subito destra 4 più no, 20 destri, sinistra 3 più tieni vai, subito destra 5 sale, 20, specchio, sinistra 3 più secca, 30, destra 4 più vai, due tempi, 30, muro.
Dopo aver aperto le sfide con il successo nella Power Stage, Crugnole e Dometto non possono fare altro che lasciare l'inerzia agli avversari, a tratti imprendibili, e mettersi in scia per la seconda posizione. I bresciani infatti sembrano avere un ritmo eccezionale come gli altri equipaggi di casa. Al terzo posto infatti sfruttano la chance anche Andrea Mabellini e Virginia Lenze, arrivati per una gara spot dopo l'ottima vittoria al Piancavallo, e anche qui subito efficaci con la loro Skoda, tanto da mettersi alle spalle tutti gli altri interpreti del tricolore per guadagnare la terza posizione assoluta. Anche Luca Bottarelli sembra galvanizzato dal pubblico di casa e nel primo giro riesce addirittura a tenersi in corsa per il vertice. Ma come al solito è la Perti che a fare selezione e dal primo passaggio un testacoda ridimensiona le ambizioni del ragazzo bresciano. Così Bottarelli e Pollicino spostano l'attenzione sul promozione e difendono la posizione e la vittoria dagli attacchi di Asbeli ed Andreica, costretti ad accontentarsi del secondo posto davanti a Mazzocchi e Gallotti, i quali ottengono il primo podio della loro stagione ed un ottimo settimo posto assoluto davanti a Ferrarotti Bizzocchi. Di 5 meno chiude, in corta pizzica 4 chiude su dosso, 30, tornante sinistro, Levatieni in di tre piena lascia, 70 a 3 meno tieni, 20 di 2 50 a 5 di 5 in a 5 50 di 5 150 a 5 tieni, 90, ritarda poco di 5 in no, 5 corta, 80 buoni, di 2, 2 tempi, secondo veloce, lascia subito, 30, di 5, 100, a 5 flat secca, 100, sacrifica di 4 corta, 30, tornantone, sinistro, 150, prende salto dritto, 30 buoni, blu 1 dopo di 3, in a 3, veloce gira, in tornante destro ampio, 30, di 5 in a 5, in sacrifica poco di 5, 40, a 2 ampia, 120, no dopo di 3, veloce, 30 buoni, no di 2, chiude in no a 3. Il nostro obiettivo l'abbiamo raggiunto, era vincere promozione, quindi siamo contenti. Dopo ovvio, un occhio all'assoluta lo dai sempre, però bravi i primi tre, noi abbiamo fatto il nostro, sull'ultimo non ho voluto rischiare, portare a casa i punti per il campionato. Ma gli applausi degli appassionati bresciani sono tutti per Stefano Albertini e Danilo Fappani. Allo stop della Pertiche e in Piazzale Arnaldo è un bagno di folla per il duo bresciano che torna a vincere nel campionato assoluto e mette la quarta firma sull'albo d'oro del Rally Mille Miglia. Per Crugnola e Dometto può andare comunque bene la piazza d'onore, che rimanda alla possibilità di puntare al record di vittorie nel tricolore negli ultimi due appuntamenti a Sanremo e a Monza. Sì, siamo contenti, abbiamo fatto un bel lavoro, soprattutto nel secondo giro che abbiamo recuperato tempo, quindi abbiamo pagato un pochino di inesperienza sulle prove il primo giro, però abbiamo dato il massimo e siamo veramente contenti. MRF ha fatto un gran lavoro, devo ringraziarli per il supporto, lo sviluppo continua, tutto per il meglio, quindi siamo veramente contenti, grazie anche a loro, grazie a tutti gli sponsor, alle nostre scuderie che ci aiutano a essere qui. Molto molto contenti di questo weekend, abbiamo fatto un'altra performance con secondo me positiva, ringrazio FPF, Pierelli, SRL, Sparco, i nostri partner, perché come sempre ci permette di essere qua, Pietro che ha fatto un gran lavoro, un gran complimento va a Stefano e a Danilo che hanno fatto veramente una bella gara, anche tutti gli altri che sono stati veloci e noi siamo contenti, abbiamo fatto un'ultima prova molto, molto bella e veloce, quindi soddisfatti andiamo via soddisfatti qui da Brescia. Grazie, sono molto contento, è bellissimo essere riusciti a vincere in casa, abbiamo veramente tantissimi tifosi, tantissimi amici e che dire, ringrazio tantissimo la mia squadra che mi ha messo nelle condizioni di poter fare questo risultato e Pirelli perché la gomma è sempre stata perfetta in ogni condizione e Danilo perché comunque non molla mai e veramente mi dà una grande mano per raggiungere questi risultati.